Allora, buonasera a tutti, siamo qua per presentare questi due calciatori e poi per fare un po' il punto della situazione del calciomercato. Alla mia destra c'è Luna, Antonio Luna, che parla benissimo l'italiano, anche essendo spagnolo, per cui farà pure da traduttore. E alla mia sinistra Michele de las Cuevas, centrocampista. Sono due giocatori che abbiamo voluto fortemente, per cui siamo contenti. Ieri non c'erano, speriamo che prima possibile saranno a disposizione. Lui sarà a disposizione già da sabato e lui dobbiamo aspettare un'altra settimana, pazienza, però lo aspettiamo ben volentieri. Facciamo presentare i ragazzi. No, si gioca, è disponibile, poi a giocare io non faccio l'allenatore. No, ho detto che è disponibile, nel senso, sono tutte e due tesserate, solamente che lui è disponibile perché è stato, e lui deve scontare una giornata di scuola, per cui poi se gioca o non gioca quali sono i problemi dell'allenatore. Esatto, io parlavo a livello burocratico. Prego, Antonio. Bueno, niente, vengo qua come tutti a aiutare alla mia squadra, ai miei compagni, vengo con tutta la illusione del mondo a portare tutto che posso fare e niente, come Miguel, come tutti, aiuteremo allo Spezia a scendere alla Serie A se è possibile, no? Ma funziona sti cose? Ma se no vai. Bueno, buenas tardes, mi italiano es un poco malo, pero bueno, enseguida buscaré un profesor e intentaré aprender muy rápido. Nada, como dice Antonio, la idea es ayudar a la Spezia a jugar el playoff, a intentar ascender a Serie A y bueno, y por eso yo creo que hemos venido. Es un club bueno, un club que tiene un buen proyecto y estamos todos con una plantilla muy joven, ilusionados en jugar el playoff e intentar subir. ¿Habéis capito? Ah, no, traduce lui, io l'ho capito un po'. Lui ha detto, dice... No, lui ha detto un po' quello che ho detto io, che lui viene ad aiutare alla squadra a provare a scendere alla Serie B. Loro hanno un progetto importante, è un po' illusionato come tutti e niente, quello che ha detto. Vedendo la tua situazione, come ci si sente a stare praticamente quasi un anno che fai panchina, magari quando non entri mai, come è successo? Sì, no, è stata una situazione un po' strana, anche difficile, però io capisco che questo è calcio e può succedere. Allora dobbiamo lavorare al massimo per ritornare a essere il giocatore che io era prima di arrivare qua e solo posso dire che vado a lavorare al massimo come tutti i miei compagni. Terzino più offensivo o più difensivo? Bueno, penso che tutti i giocatori dobbiamo fare quello che il mister dice, no? Allora, mi piace molto giocare offensivo, però penso che sono pronto per fare difensivamente e anche posso farlo senza nessun problema. Una domanda per Michele della Spezia: cosa ti ha convinto a cambiare paese, calcio? Appunto, sono quei 28 anni, quindi non è così scontato avere voglia di mettersi in gioco. Sí, bueno, yo creo que ya llevaba mucho tiempo en España,
me apetecía conocer otro fútbol, otra cultura, y bueno, me ofrecieron un proyecto muy bueno. En Osasuna el equipo había muchos problemas y bueno, en este me convenció el proyecto y la idea de jugar playoff e intentar subir a la Serie A, que yo creo que es el objetivo que tenemos todos. Quanti anni in Spagna, ovviamente adesso è curioso di confrontarsi con un calcio diverso, quello italiano. C'erano dei problemi in Osasuna e lui è stato subito dal progetto Spezia. Io invece volevo chiedere, o rispondere ciascuno di voi, indifferente, lo Spezia si sta caratterizzando per essere una squadra che fa sorridere, perché ormai tra stranieri e italiani c'è una differenza, però una squadra con tanti giocatori che vengono da destra, lo stesso allenatore che viene da destra. Secondo voi può essere un valore aggiunto o una po' indifferente, non ci si fa un caso, o può essere una penalizzazione, non lo so, cosa ne pensate? No, io penso che in tutte le squadre del mondo c'è giocatori dell'estero, no? Allora no, non penso che c'è problema per questo, perché alla fine siamo tutti giocatori e è lo stesso la nostra procedenza, cioè, penso che non c'è nessun problema per questo. Io ho soltanto passato a dire che il sportivo si fa quel punto che diceva. Eh sì, questo lo posso fare, se magari avete finito con io loro. Non so se anche una domanda che cazzo, tanto vedo che è dopo. Dopo parliamo. No. No. Allora chiediamo a lui il tipo di gioco preferisci, ruolo, come ti vedi nella Spezia, che posizione ti vedresti? Ho capito che. Sì. En campo, no sé. Sí, puedo jugar en por la banda, puedo jugar en el centro del campo y también como segundo delantero. Yo creo que entrenando el míster me ha puesto en el centro del campo y bueno, soy un jugador ofensivo que le gusta tener la posesión del balón y trabajar para ayudar a que el equipo mejore técnicamente y bueno, tampoco me gusta definirme a mí, sino vosotros al verme jugar, ¿qué opináis vosotros? ¿Entiendo? ¿Sí? No, lui ha detto che le piace molto giocare, fare la mezzala, anche un po' sulla banda. E dopo anche indietro dell'attaccante, le piace molto giocare trequartista, sì, con la palla, però anche lui trova di aiutare alla squadra in lavori difensivi.